Ciao a tutti, bentrovati sul mio canale. Allora, oggi vi propongo il tutorial per realizzare questi orecchini. Sono veramente molto semplici e veloci da fare, non sono tanti passaggi, poi vedrete nel tutorial. Come materiali sono partita dall'incastonatura di un Rivoli da 14 con le rocaille, quindi la classica incastonatura con le rocaille, poi ho usato paisley e kite, nient'altro. L'orecchino non è tanto grande, è un po' più piccolo rispetto ai modelli che vi propongo io di solito, però ogni tanto bisogna andare anche incontro ai gusti di chi ama di più l'orecchino piccolo, quindi qualcosina ogni tanto ve la propongo anch'io piccolina. E l'orecchino è come sempre rigidissimo, bello compatto, leggermente tridimensionale, è il gioco che fa praticamente le kite, vedete, si sollevano leggermente. E non è tanto difficile da fare, come ho detto prima, sono pochi passaggi. E l'ho montato come forma quadrata, anche se io non vi nascondo che preferisco la forma a rombo, però in settimana mi sono arrivati questi pernetti quadrati che non ricordavo neanche di aver ordinato, li ho ordinati talmente tanto tempo fa che non mi ricordavo neanche, e secondo me ci stavano bene, quindi ho deciso insomma di montarli in questo modo, però nulla vi vieta di montarli come rombetti, che secondo me sono anche più belli. Niente, non mi dilungo oltre. Spero insomma che questo tutorial vi piaccia, che questo progetto vi piaccia, fatemi insomma sapere cosa ne pensate. Ora vi lascio alla lista dei materiali e poi ovviamente al tutorial. Allora, per questo progetto ci occorrono rivoli da 14 mm, io sto usando questa colorazione fantastica della Swarovski che è la Light Turquoise. Poi ci serviranno le paisley, 8 per ciascun orecchino, io uso le Bondelli Matte Mint, sono queste, e poi ci serviranno anche le kite, sempre 8 per orecchino, io sto usando le Jet Laser Cracked. Poi ci occorrono rocaille 11.0 e 15.0 della Miyuki, io come 11 utilizzo due colorazioni ma potete benissimo utilizzare un'unica colorazione. Io uso le Opaque Turquoise Green, sono queste, e le mie classiche Duracoat Galvanized Champagne. E invece come 15.0, sempre Miyuki, uso le Galvanized Yellow Gold. Ovviamente ci serviranno perni e monachelle, il relativo anellino per collegare il perno alla creazione. Come ago utilizzo un ago numero 12 e come filo, come sempre, Fireland da 0.15. Ora sistemo il materiale e iniziamo con il tutorial. Prima cosa da fare ovviamente è l'incastonatura del rivoli con le rocaille, non vi faccio vedere i passaggi, ma se avete bisogno del tutorial per l'incastonatura trovate il link nell'info box qua sotto al video che vi rimanda appunto al mio tutorial sull'incastonatura di un rivoli con le rocaille. Quindi una volta incastonato il rivoli dobbiamo portarci ad uscire con il filo dalla rocaille 11.0 centrale nel lato della lavorazione. Da questa qua. Ora metto sull'ago una 11, una paisley, una kite, un'altra paisley opposta a quella precedente, un'altra rocaille 11.0. Non mi devo inserire nella rocaille subito dopo, ma in quella successiva, questa qua. E tiro molto bene il filo. Mi raccomando, in questo passaggio tenete ben teso il filo. Adesso metto sull'ago una rocaille 11.0 e mi inserisco nella 11.0 subito dopo, questa, e tiro il filo, altra rocaille 11 sull'ago e mi inserisco sempre nella 11 dopo e tiro il filo. Quindi ripeto questo inserimento e completo tutto il giro. Terminato il giro, ora sto uscendo con il filo dalla rocaille subito dopo la paisley, da questa qua. Metto sull'ago due 11, una kite inserendomi nella parte più stretta della perlina e altre due rocaille 11.0. Salto tutte le perline successive e mi vado ad inserire nella rocaille 11.0 che precede la paisley dopo, questa qua. E tiro il filo. Non vi preoccupate se ora le perline non stanno ferme, insomma si muovono su e giù, ma si sistemerà nei passaggi successivi. Ora, senza mettere niente sull'ago, ripasso nella paisley, nella kite, nell'altra paisley ed esco di nuovo dalla rocaille 11.0 dopo la paisley, da questa qua, e ripeto quindi l'inserimento con due rocaille
una kite e altre due rocaille per tutto il giro. Ok, fatto anche questo passaggio, ora sto uscendo con il filo dal foro inferiore di questa paisley, metto sul lago 2,15 e 1,11 e mi devo inserire nel foro superiore della kite. E tiro il filo. Adesso metto sul lago 1,11 e 2,15 e mi inserisco nel foro inferiore della paisley dopo. Questa. Spero che si veda bene questa qua. E tiro sempre bene il filo. Ok. E questo sarà l'effetto che farà la mia kite una volta tirato il filo. Adesso, senza mettere niente sul lago, ripasso anche nella kite e nel foro inferiore della paisley subito dopo. E quindi ripeto di nuovo l'inserimento di 2,15, 1,11 e punto nel foro alto della kite, poi 1,11 e 2,15 mi inserisco sempre nel foro inferiore della paisley e ripeto quindi per un totale di 3 volte. Adesso sto uscendo con il filo dalla 11,0 che precede la kite, questa qua. Metto sul lago 1,11, 3 rocaille 15 e un'altra 11, salto la kite e mi inserisco nella 11 dopo e tiro il filo. In questo modo si formerà una sorta di picot con le rocaille. Senza mettere niente sul lago, ora mi inserisco anche nella paisley subito accanto, nel foro alto ovviamente. Bene, adesso metto sul lago 2 rocaille 11 e punto nel foro alto della kite, tiro il filo, altre 2 rocaille 11 e mi inserisco nel foro alto della paisley successiva. Senza mettere niente sul lago, entro anche dalla prima rocaille 11,0 subito dopo la paisley, questa, e tiro il filo. Quindi sopra la kite inserirò di nuovo una 11, 3 rocaille 15 e un'altra 11, salto la kite e mi inserisco nella 11 dopo e tiro il filo. Senza mettere niente sul lago, passo anche nel foro alto della paisley e tiro sempre bene il filo. Ora 2 rocaille 11 sul lago e punto nel foro alto della kite. Altre 2 rocaille 11,0 e mi inserisco nella paisley successiva e ripasso anche nella prima rocaille 11 subito dopo, che è questa qua, che risulta leggermente dietro, ma è quella là. Ok, ripeto questi passaggi e quindi completo tutto il giro. Ok, ci manca solo il cappiettino dove inserire perno o monachella, quindi mi sono portata ad uscire dalla seconda rocaille 15,0 nell'archetto di rocaille appena fatto sopra la kite. Metto sul lago 6 rocaille 15 e mi inserisco nella stessa rocaille dalla quale sto uscendo con il filo, solo dall'altro lato, quindi di qua, e tiro il filo. Quindi si forma così il cappietto. Adesso ripasso qualche volta all'interno di queste perline appena inserite in modo da rendere il cappietto più sicuro e più stabile. Scendo all'interno della lavorazione, faccio il doppio nodino e posso tagliare il filo in eccesso perché il mio orecchino è terminato. Ok, ho inserito anellini e perni e questo è il risultato finale. Cosa ne pensate? Fatemi sapere se vi piacciono. E spero di essere stata chiara nel tutorial. Per qualsiasi dubbio lasciatemi un commentino qua sotto al video che sapete che io vi rispondo. Se li rifate, mi raccomando, mettete il tag così posso vedere le vostre versioni, che mi fa sempre un sacco piacere. Detto questo, vi saluto, un bacione grande e come sempre vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!